dove sono le persone a lavorare nel cantiere? Dove erano nel periodo quando ci è stato promesso che sarebbero lavorato giorno e notte per averci dato questa cosa? Non è successo niente, la metà manco di quello che ci hanno promesso è stato dato. Ed è per questo che io sono arrabbiato al punto di avere gli occhi lucidi, perché sempre è un handicap alla nostra istruzione, al nostro futuro. Questo è un attacco al nostro futuro. Piazza del Popolo San Severino Marche, manifestazione degli studenti per sollecitare l'avvio dei lavori del nuovo Divini, dirigente scolastico. A che punto siamo? Allora, siamo al punto che abbiamo organizzato con tutte le componenti scolastiche, consiglio d'istituto, collegio docenti e comitato studentesco, una giornata di educazione civica in piazza, perché era l'unico luogo che li potesse ospitare tutti gli studenti con le limitazioni dovute al Covid di questo periodo. A che punto siamo? Ringraziamo il commissario che dice che la trattativa sta andando avanti, però non c'è una conclusione. Pare che le posizioni delle ditte non corrispondano a quelle che sono concedibili da parte del commissario alla ricostruzione, per cui anche ieri ci ha comunicato che proseguono i contatti con le ditte, ma non si è trovato ancora un punto d'accordo definitivo che possa far riprendere i lavori quanto prima. Quali sono i problemi più importanti da risolvere da parte della ditta e quindi per dare avvio finalmente a questo nuovo cantiere? Probabilmente c'è una disparità tra i prezzi convenuti a suo tempo nel 2017 e i prezzi attuali delle materie prime. Quindi noi non è che siamo nello specifico, possiamo sapere nello specifico. Ci troviamo in difficoltà perché ogni anno promettiamo ai nuovi studenti che troveranno un istituto pronto, funzionale, moderno, poi anche quest'anno dobbiamo smentirci, perché per settembre sicuramente sarà pronta forse la palestra, ma non potrà essere pronto l'edificio principale. Quanti sono gli studenti oggi in piazza? Facciamo anche una panoramica mentre stanno arrivando. Sulla carta dovrebbero essere 630 più gli insegnanti, quindi dovremmo essere un 700. È possibile che ci sia qualche defezione, ma ringraziamo comunque tutti quelli che hanno partecipato, il consiglio d'istituto che ci ha appoggiato sempre in ogni fase e il comitato studentesco, che devo dire che ha un comportamento civile, educato e propositivo. Sindaco Rosa Piermattei, dunque una piazza del popolo gremita soprattutto di studenti al grido Divini vogliono la loro scuola dopo quasi 6 anni dal terremoto. Beh, mi sembra giusto e sono con loro, con i ragazzi, perché sono sempre stati bravi, nel senso che hanno sempre partecipato a tutte le riunioni con il commissario Legnini, con la struttura commissariale, quindi loro sono aggiornati di tutto, sanno le difficoltà che ci sono, ma è giusto che dopo tanto tempo fanno sentire la loro voce, perché è giusto che anche i cittadini capiscano che i ragazzi non sono rimasti inerti, ma sono sempre stati presenti, e soprattutto non tanto per loro, perché se parliamo del quarto e il quinto, fra poco lasceranno questa struttura, pensano alla grandezza e all'importanza di questo istituto e quindi per i ragazzi, per il futuro dei ragazzi che sono alle prime classi. Cosa dico a loro? Grazie della loro presenza, è una gioventù bella, è una gioventù, è un futuro. Vedere questi giovani oggi e sempre negli anni comportarsi da adulti e coscienziosi e presenti e attenti fa piacere, perché avremo un futuro veramente bello di questi giovani. Ecco sindaco, mentre gli studenti insieme al personale scolastico, al comitato studentesco, ai genitori sono in piazza, di là, sempre qui in piazza, c'è una riunione molto importante con il commissario Legnini e quali altre autorità? Beh, c'è tutta la struttura commissariale, c'è il direttore dei lavori, il RUB, che stanno trattando con la ditta che ha vinto l'appalto per fare gli ultimi accordi proprio
proprio per proseguire, ma sappiamo le difficoltà di tutti gli aumenti, quindi dall'altra parte, anche se il commissario ha poteri speciali, è difficile non seguire le norme, non seguire tutte le direttive che abbiamo per la ricostruzione. Quindi ci auguriamo proprio oggi, al termine di questa manifestazione, possiamo avere un risultato positivo. Lei è la presidente del Consiglio d'Istituto, la rappresentante dei genitori, il suo nome è? Ricci Roberta. Ecco, oggi quindi avete indetto questa manifestazione tutti insieme per dire che cosa? Per dire che i ragazzi hanno diritto allo studio e a una scuola nuova. Sono passati 6 anni dal terremoto, abbiamo visto di tutto, terremoto, il Covid, e ad oggi i ragazzi hanno voglia di continuare a studiare e questo ci dimostra che sono presenti. Ringraziamo tutte le istituzioni, il sindaco, la provincia soprattutto, che ha messo a disposizione in tempi brevi rispetto all'altro plesso i laboratori. Questo è un istituto tecnico, se non abbiamo i laboratori i ragazzi non riescono a fare pratica e esperienza. Però la delusione è tanta, nonostante tutti i genitori ci stanno dando ancora fiducia, le iscrizioni sono sempre tante, in crescita, però non sappiamo più dove metterli questi ragazzi, quindi speriamo che questo serva. E, ecco, che tipo di altre iniziative intendete mettere in atto se questa manifestazione, no, più che pacifica, non sarà sufficiente? Quando è venuto a Quaroli all'inaugurazione dei laboratori un anno fa, aveva detto di interpellarlo, se quindi vediamo che questo non servirà a smuovere qualcosa, cercheremo di far riferimento ad altre istituzioni, a scrivere, andremo avanti. Justin Ianco oggi ha parlato di fronte a un pubblico composto principalmente da ragazzi della tua età, 18 anni, e ha detto che questa situazione è un attacco al nostro futuro. Quando io dico che è un attacco al nostro futuro è perché sono arrabbiato come tutti gli altri studenti, perché non è più una questione di aspettare, è una questione di principio, perché noi abbiamo diritto a un'istruzione e a un ambiente scolastico che sia adatto a noi. Per questo è un attacco al nostro futuro. Io attualmente sono la seconda generazione, faccio il quarto anno che è entrato all'ITIS, quindi 4 anni belli pieni li ho passati dentro quella scuola. E ci sta mio fratello che è entrato adesso in secondo anno, è la quarta generazione che è entrata in scuola dopo il terremoto, e il sapere che nemmeno mio fratello sarà in grado forse a vedere questa scuola, io di sicuro no, purtroppo, che ce l'avevano promesso, ma se nemmeno mio fratello lo può vedere non è nient'altro che per me una cosa che mi fa rabbia. Jacopo Francioni, rappresentante d'istituto, oggi una manifestazione importante, perché? È importante perché, come sappiamo tutti, sono passati tanti anni dal terremoto e noi non abbiamo ancora una scuola. È importante perché noi siamo un istituto tecnico, il nostro studio è coniugato con la pratica e quindi ci servono le strutture adeguate per portare avanti i nostri progetti e i nostri lavori, e ci servono i laboratori adeguati e nuovi. Alcuni laboratori sono già arrivati, speriamo di trasferirci tutti quanti dalla vecchia sede, oramai il Luzio, alla nuova il prima possibile. Ecco, cosa intenderete fare se tutto questo percorso, come ci auguriamo, insomma, non sarà così immediato, visto che sono passati oltre 5 anni e mezzo? Allora, intanto noi vogliamo creare, come abbiamo fatto oggi, una mobilitazione unica, compatta, un blocco da parte di tutti gli studenti e gli abitanti di San Severino Marche. La palla ora spetta a chi è di compito di portare avanti la ricostruzione, e speriamo appunto che sia capace di portarla al più presto. Noi ci affidiamo a loro, ecco. Ecco, Jacopo, quanti anni hai? Io ho 18 anni compiuti da pochissimo. Che classe frequenti? Frequento il quarto, indirizzo chimica e materiali. Sei fiducioso? E sono fiducioso, la speranza, come si dice, è l'ultima a morire, però ecco, in passato ci sono state complicanze, speriamo non si ripetano, ecco. Quanto è importante essere coesi, no? Voi studenti, il personale, i genitori, le istituzioni? È importante perché negli ultimi anni c'è stata molta divisione, non si era compatti, appunto, come ho detto prima. Invece se si vuole un obiettivo si deve essere tutti quanti uniti e puntarlo tutti insieme per raggiungerlo il prima possibile. Ecco, tu sei molto giovane, da dove arrivi? Arrivo da Tolentino.
Cosa significa per te vedere, no, tutte queste città in ricostruzione, cantieri su cantieri, in alcuni casi però diciamo la fine dei lavori tarda a vedersi? Allora, io credo che, cioè, per me è un forte dolore, no, perché io sono giovane, abbiamo avuto un terremoto, una pandemia, ora c'è anche la guerra, quindi nel senso la nostra generazione è stata molto toccata da questi eventi, quindi sicuramente dolore personale, però diciamo che la risalita ci sarà sempre, noi la vogliamo appunto il prima possibile. A fine manifestazione, sulle note di Guerriero di Marco Mengoni e con un messaggio rivolto dalla piazza di San Severino, i ragazzi hanno manifestato solidarietà agli ucraini in fuga dalla guerra.